da Mister Vai. Pioli, così commenteremo anche con te e con Luca Serafini a fine partita quelle che sono le sensazioni del nostro allenatore dopo un grande successo. Simone Nobilini con Mister Pioli. Sì, siamo qui con Mister Pioli. Mister, oltre ogni prosa aspettativa, sotto 0-2 probabilmente tante squadre avrebbero mollato, noi invece non lo facciamo. Che cuore ha questa squadra? Quanto è grande il cuore di questa squadra? È grande, però noi credevamo di poterla vincere la partita perché stiamo bene, perché stiamo dimostrando di essere squadra e perché comunque anche nelle partite precedenti contro la Juventus siamo sempre stati molto vicini a loro. E poi è chiaro, abbiamo subito il contraccolpo psicologico dell'1-2 all'inizio del secondo tempo, dove dovevamo fare sicuramente meglio, ma però poi siamo stati molto bravi a sfruttare l'episodio del rigore che ci ha ridato grande fiducia. Ma la squadra sta facendo bene perché crede in quello che fa, perché lavora tanto, perché si aiuta tanto, perché nei momenti difficili si ricompatta, non si perde l'animo e sa di avere le qualità, le capacità per stare dentro la partita. E soprattutto in questo momento, dove le energie comunque saranno da qui alla fine poche per tutte, avere la mentalità di stare dentro le partite, di saper soffrire, di avere, come detto giustamente, cuore, sono qualità molto importanti sulle quali dobbiamo insistere. Soddisfazione ancora una volta come sabato scorso a Roma, ma solamente un pensiero di pensare al Napoli subito perché 7 partite in 20 giorni sono tanti, non vogliamo, e vogliamo continuare a far bene perché ne abbiamo le possibilità e perché i nostri avversari saranno molto forti, perché le partite ravvicinate chiedono un grande dispendio di energie e quindi non c'è tempo di festeggiare tanto, ma c'è solamente tempo per recuperare e per preparare meglio la prossima partita. Uno dei suoi grandi meriti, a mio modo di vedere, è stato riportare Franchessy in una linea mediana a 2. Sta rendendo come mai prima, probabilmente, ed è veramente cresciuto tanto il suo rendimento. Io credo che Frank stasera abbia fatto una partita fantastica per continuità, ma per atteggiamento. Ho visto una situazione dove due suoi compagni stavano un po', tra virgolette, bisticciando, il campo succede, e lui ha detto bravo tutti e due per cercare di andare nel positivo. Queste sono cose troppo importanti, sono cose che per una squadra sono fondamentali. Quindi Frank non sta solamente facendo molto bene dal punto di vista fisico, tecnico e tattico, ma sta diventando un giocatore veramente iperpositivo e questo può fare la differenza da qua alla fine. In una serata come questa è ingiusto parlare di singoli, però mi permetta due eccezioni. Rafael Leão ancora in gol dalla panchina e Simon Kjær con due pallonate del genere a resistere fino alla fine, fino al 90° insieme ai suoi compagni. Due esempi di come questo gruppo sia davvero, davvero tanto unito. Sì, no, sicuramente sono contento, mi fa molto piacere che Rafa sia ancora una volta entrato bene dal campo, avrà le sue occasioni ancora sicuramente, deve sapere che bisogna giocare un calcio intenso. Un calcio intenso non è solamente andare veloce con le gambe, ma essere intensi dentro la partita. E lui questo può crescere, può fare ancora meglio, però sta facendo molto bene. Simone è un generoso, ha spesso qualche mezzo infortunio, ma poi chiaramente non vuole mollare perché sta diventando anche lui un punto di riferimento per i suoi compagni molto evidente. Lasciamo scappare Mister Pioli perché ha la conferenza stampa. A te, Pasch, ciao. Grazie Simo, come è stato in queste settimane in campo Zlatan Ibrahimovic. Simone Nobilini, a te, tutto tuo. Sì, siamo in compagnia di Zlatan Ibrahimovic che ringraziamo per aver atteso un pochino le nostre domande. Zlatan, ne hai viste tante nel gioco del calcio, nella tua carriera, ma te l'aspettavi di rimontare così in questa partita? Beh, la squadra credeva che noi giochiamo con tanta fiducia, si vede in campo, anche fuori campo, che tutti stanno bene e tutti credono in questa cosa, anche se eravamo 0-2, si perdeva 0-2, si andava avanti e poi alla fine abbiamo fatto il risultato che volevamo. Non eravamo contenti di avere un punto, volevamo vincere quello che abbiamo fatto. A noi è rimasta in mente una frase che ci hai detto dopo Milan-Sampdoria, hai detto di essere arrivato qua per portare più fiducia offensiva nella squadra e soprattutto che davanti alla porta bisognava ammazzare l'avversario.
Hai notato un miglioramento in questo effettivamente? Sì, sì, siamo più cattivi avanti alla porta e più concreti, perché quando arriva l'occasione bisogna ammazzare la situazione. Oggi abbiamo dimostrato pure l'ultima partita, perché quando giochi contro grandi squadre non è che ti arriva tante occasioni e ti danno tante possibilità di fare gol. Invece quando ti arriva uno devi sfruttare e ammazzare. Facendo un po' il punto sulla tua situazione fisica, come stai innanzitutto? Come ti sei ripreso? Sto bene, questo è tutto sotto controllo. Parliamo prima partita e facciamo un po' di più di ultima partita. E ultima partita ho fatto 45, era un d'accordo fra me e mister, e oggi abbiamo detto un po' di più, ma non tanto di più, perché manca tante partite e voglio essere presente per le partite, perché non voglio sbagliare e non voglio saltare qualche partita. L'ultima che ti faccio, dove può arrivare questo Milan secondo te? Lo stanno facendo bene, mi dispiace che sono entrato in metà campionato, secondo me era un'altra situazione se ero qua nel primo giorno, però non c'è niente di guardare indietro, bisogna guardare in avanti e fare il migliore possibile, poi una partita a volta, poi vediamo dove arriviamo. C'è il sogno di essere in Europa, il mio sogno è vincere Scudetto, perché se tu giochi in Milan devi vincere, non devi lottare per sesto, settimo, quinto, non esiste, o primo o niente, però siamo qua, stiamo provando a migliorare la situazione, anche se la situazione è differente, però fino a che possiamo fare il nostro lavoro andiamo avanti. Siamo d'accordo con Zlatan Ibrahimovic, lo ringraziamo, grazie Zlatan. Grazie Simone Nobilini.